tutta la mia ammirazione a Manlio, perché lui ha parlato di questo suo comunque rispetto per le istituzioni, attaccamento alle istituzioni, dopo tutto quello che ha visto, affrontato e contro cui ha combattuto. Ci dividiamo un po'. Su questo sì, abbiamo delle visioni, non, però è anche questo, cioè quando mi parlano di pacificazione di memoria condivisa, no, ecco, l'espressione non trova cittadinanza. Che non trova cittadinanza, esatto. Le memorie sono e restano plurali, ecco. Bravissima, le memorie restano plurali e poi c'è questo discorso di fondo che uno può passare oltre nel momento in cui c'è una verità, è un riconoscimento di responsabilità soprattutto da parte delle istituzioni tutto ciò che è avvenuto, e questo è ancora un percorso in salita. Io, però in parte, ha avuto, ah, però credo che sia giusto sottolineare. Sì, sì, no, adesso io stavo facendo un discorso un po' più generale, no? Perché volevo parlare della desecretazione di Renzi, eccetera, no? Per cui un riconoscimento vuol dire che comunque di tutto ciò che è avvenuto, perché una verità c'è, ci deve essere. E c'è. E c'è, esatto. Per cui vabbè, tutto il mio rispetto per la sua posizione. No, io credo che capisco Claudia, però io credo che sia giusto sottolinearlo, Claudia. Quando nel 2009, e non stiamo raccontando com'è avvenuto, il Presidente della Repubblica, il giorno del 9 maggio, invita Licia Pinelli e Gemma Calabresi a quell'incontro nel corso di quella cerimonia eccetera, io credo che abbia fatto un gesto estremamente importante. Perché è importante? Non soltanto per il gesto in sé, quanto perché accompagna quel gesto con delle parole molto precise, e cioè dice che le stragi, in particolare il terrorismo di lei, sono ascrivibili alla destra, che hanno goduto anche di collusioni con uomini dello Stato, lui parla di servizi segreti separati, eccetera, eccetera, ma al di là di quello io non cercherò gli servizi segreti deviati, i servizi segreti svolgevano un'azione politica sulla base delle indicazioni politiche che avevano, punto e basta, ma al di là di questo, è però importante quel segnale, e non a caso io credo abbiamo due reazioni quel giorno lì a livello di mass media, uno che alla sera il buon Vespone parla, credo, di micitalli o roba di questo, cioè non esiste questo problema. E il giorno dopo, mi pare il giornale, non mi ricordo se il giornale o Libro, ma mi pare proprio il giornale, che si sente offeso di questo gesto di Napolitano, perché allora voleva dire che si criticava l'operato del commissario Calabresi, dimostrando che in realtà ciò che deve sussistere è una memoria sempre di parte, che si contrappone ad un'altra memoria, mentre la memoria per costruirsi ha bisogno dell'intreccio delle più memorie, che sviluppino più punti di vista e che allora proprio attraverso questo possono diventare una memoria pubblica riconoscibile, non condivisa, ma riconoscibile nei suoi passaggi, nelle ragioni, nelle diversità delle ragioni, eccetera, eccetera. Ma è qui il punto fondamentale. In realtà invece quel gesto è stato fatto passare come una sorta di familismo all'italiano, vogliamoci tutti bene, perdoniamoci e buonanotte, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato buonanotte a sé, e non se ne parla più. Invece io credo che quel gesto sia stato estremamente importante, anche se capisco tutta l'amarezza di Claudia, però sentire il Presidente della Repubblica che dice Pinelli è vittima innocente, io credo che sia stato un gesto, non dico un sentirsi ripagata, ma certamente un riconoscimento estremamente importante, ancorché purtroppo avvenuto 40 anni dopo. Sicuramente un gesto importante, anche perché Licia ha potuto sentire queste parole dopo 40 anni, perché bisogna avere una lunga vita e godere di ottima salute in questo paese.
grazie a tutti per ascoltare parole di giustizia ufficiali. La memoria si fa non avendo paura della verità e mantenendo le distinzioni. Vero, quel giorno abbiamo incontrato i familiari di Calabresi. I familiari non hanno nessuna responsabilità, ma quello che io penso di Luigi Calabresi non è cambiato nel corso del tempo perché c'è stato l'intervento di Napolitano. Però è stato importantissimo, perché Napolitano, che è stato ministro degli interni, ha detto queste cose su Pinelli ed è stato il primo presidente che ha avuto il coraggio, la prima istituzione che ha avuto il coraggio di fare un gesto del genere. Quel giorno è stato importante, Napolitano ha sdoganato il nome di Pinelli, se ne poteva parlare, perché una democrazia di diritto non ha paura di affrontare la verità. Diciamo che quel giorno abbiamo avuto il sentore di cosa potrebbe essere una democrazia di diritto, che è ancora da costruire però nel nostro paese. E quel giorno è stato importante non tanto per l'incontro con la famiglia di Calabresi, ma perché per la prima volta abbiamo incontrato i familiari delle vittime di Piazza Fontana, dopo 40 anni, non ci avevamo mai incontrati prima, perché abbiamo incontrato Benedetta, perché abbiamo incontrato te subito dopo che sei arrivato a salutare Licia a casa insieme a Lorenzo Pinto. Prima di quel 9 maggio. Era prima del 9 maggio, io l'ho messo dopo il 9 maggio. Ma la ricostruzione storica è sempre dedicata. Mamma mia, veramente, poi ci sei. Se io vado a prendere la gente e poi vi faccio sapere cosa è successo. Per cui sicuramente a me è servito moltissimo quell'incontro, ma anche per gli incontri che ho fatto successivamente, che mi hanno permesso di innanzitutto di ricostruire una storia personale che era andata in frantumi e che faticosamente stavo cercando di rimettere insieme. Il vaso non si è ricostruito, però insomma qualche pezzo in più, anche per essere più forte io, c'è. Perché ho incontrato persone che continuano a cercare e che non si accontentano. Mario, hai dei grossissimi meriti in questo senso, eh? Benedetta, che è molto più giovane di me, ha dei grossissimi meriti in questo senso. Ecco, non accontentarsi, non avere paura della verità, perché una democrazia la potremo costruire e dobbiamo continuare a crederci e a continuare a lavorare su questo, perché le versioni che ci vengono date, le pacche sulle spalle, i contentini, le fotocopie dei giornali che arrivano in una cartelletta, ecco, di questo non ci possiamo accontentare. Ma io ho estratto, adesso vi leggerò alcuni, a prescindere dalle disservizzazioni che stanno facendo adesso, dei pezzetti di verità che si trovano e che anche chi ha studiato quelle cose magari non se le ricorda, e invece sono importanti rispetto a tutto questo. Che cosa si può dire? Beh, io prima di tutto io non la posso sentire l'espressione memoria condivisa. Io sto facendo il mio dottorato in storia con un professore, John Foot, che ha scritto un libro che si chiama Fratture d'Italia, perché lui dice che non solo non ci può essere una memoria condivisa, ma in qualche modo è una perversione volerla. Io devo dire, voi dovete capire, lo capite dalle nostre parole, per noi tutte queste cose sono carne e sangue, perché vuol dire anche che io ho conosciuto Mario Calabresi prima di conoscere la Claudia Pinelli. Però voglio avere un dialogo e voglio conoscere entrambi. Io mi sono messa, prima Mario diceva, la pagina della violenza di sinistra. Questo libro è l'altra valva di una conchiglia, ha due valve. La prima valva ovviamente è il primo libro che ho dedicato a mio padre e quindi al contesto storico del terrorismo di sinistra. Una cosa che non abbiamo detto, che invece è, come dire, adesso mi sono abituata ai riflettori, adesso posso andare a prendere la mia coppa Volpi, sono un'attrice consumata, però c'è una coincidenza che lega i due libri e le nostre storie, che io ho vissuto come un faro abbagliante, perché è proprio una di quelle coincidenze significative di cui parla Jung. La strage di Piazza della Loggia accade il 28 maggio del 74, mio papà è stato assassinato il 28 maggio del 1980. E allora il tema è, per me era, una volta che mi ero occupato di quella pagina, sentire che io ero monca, che io e Maglio eravamo legati, da prima di conoscerci, da una storia più grande di noi,
che è quella in cui siamo tutti immersi, è che quella in cui l'atrocità degli omicidi individuali del terrorismo di sinistra è stata, ed è questa la cosa che per me era una grande ferita, cioè io volevo anche raccontare un mondo di sinistra che era anche incazzato, rivoluzionario, violento, ma non è diventato terrorista, perché avevo bisogno di ricordare che non è possibile in nessun modo giustificare l'esperienza del terrorismo. Perché se la verità su Pinelli resta la strage di Piazza Fontana, perché per me, visto che le memorie resteranno sempre divise e ci sono delle cose che noi non sapremo, a me interessava andare a vedere e poter raccontare in un saggio storico che cosa diavolo erano gli uffici politici delle questure che vennero aboliti dopo la strage di Piazza della Loggia. Perché poi queste cose magari qualcuno qui se lo ricorda, ma io non le sapevo, ma non le trovo neanche nei libri. È talmente oltraggioso il modo in cui gli uffici politici manipolavano le inchieste. Allora, e io più vado avanti, più provo ripugnanza per come Guido e Allegra hanno usato come un fantoccio Calabresi mandandolo in prima linea, perché poi trovi anche il modo in cui facevano filtrare polpette avvelenate, perché Allegra doveva, tramite gli affari riservati, conservare un'immagine più presentabile. E allora trovi quelle perversioni per cui gli uffici politici, che erano retaggio dell'Italia fascista, sono stati poi aboliti e è stato creato un ispettorato antiterrorismo. E quando Manlio dice che la strategia della tensione continua è perché l'ispettorato antiterrorismo, che lavora bene anche contro le Brigate Rosse, viene smantellato. Viene smantellato, e indebolendo la risposta contro le Brigate Rosse e dando adito ai peggiori pensieri rispetto a quella che con grande eleganza e profondità di argomentazione però il politologo Galli ha descritto come una politica che c'è stata nei confronti delle BR di stop and go, cioè di lasciare andare questi che di fatto sono riusciti a fare alla sinistra legale quel danno che la strategia della tensione non era riuscita a fare, cioè sono riusciti comunque a provocare un'implosione pazzesca nel mondo della sinistra. E tutte queste cose si trovano, è importante andarle a vedere, è importante andare a ricollocare tutti i personaggi di queste nostre storie nel loro tempo. E allora, rispetto alla, avete capito che siamo leggermente arrabbiati con questo signore, Vladimiro Satta e Paolo Mieli, facciamo proprio tutti i nomi, per cui il mio libro, io sono contenta adesso che esce questo libraccio osceno, di averlo scritto, perché era pensato proprio per questo. E il fatto per cui è lungo 400 pagine, io poi sono una che salta anche leggendo i libri, per cui no, il suo 7, il mio 400, quindi io sono più brava. No, ma il motivo per cui ci sono dei passaggi di dettaglio è perché io avevo capito in che paese viviamo. Però è importante dare la possibilità che ci siano anche nel dettaglio alcuni passaggi. Adesso io faccio proprio dei riferimenti precisi, perché poi in Italia la prima cosa che bisogna imparare è che c'è sempre qualcuno che prova a cancellare quel passetto in avanti che è stato fatto, usando, ed è questo che è terribile, usando le ferite personali, usando magari delle intime convinzioni che, no, che dividono, invece che poter portare le persone a dire andiamo a vedere intanto però, andiamo a vedere quello che è accertato come colpe, come responsabilità, come porcate dei depistaggi dell'ufficio politico, eccetera. E allora dicevo, io sto facendo questo dottorato e per esempio immaginatevi cosa provo quando trovo, in quelle sono tipo 192 faldoni digitalizzati, per cui abbiate pietà di me, le carte di una perquisizione nello studio di Freda fatto il giorno di San Valentino del 1973. Non la prima perquisizione, quindi, ma già dopo un po' di volte. Quindi Freda è già nell'occhio del ciclone delle inchieste e trovano un appunto proprio insieme a delle carte che riguardano le indagini sul suo sodale Giovanni Ventura. C'è un fogliettino, adesso purtroppo non lo potete vedere, ma ci sono due nomi e due numeri di telefono. Il primo nome è Rauti e l'altro nome è Maggi, Carlo Maria Maggi, 1973. Solo che Carlo Maria Maggi presentava il volto legale di Ordine Nuovo in quel momento.
E noi nel terzo processo della strage di Piazza della Loggia, perché si è arrivati a questa condanna di Carlo Maria Maggi? Perché i documenti dei servizi segreti dell'informatore che seguiva le attività del gruppo di Maggi, Tramonte, condannato con lui, erano stati bruciati, guarda caso, al giro dell'anno 1984, vi ricordate, secondo processo, bruciati, però vengono ritrovati in copia a Roma quando, quando qualcuno la fa troppo grossa, cioè dopo la strage di Bologna del 1980. Lì c'è stato un rastrellamento complessivo di tutti gli archivi e saltano fuori le veline in cui viene raccontato, ed è da Carpio Palma, io nel libro metto gli estratti perché bisogna leggere cosa vuol dire, il resoconto della riunione in cui Carlo Maria Maggi prima dice che bisogna fare dei colpi terroristici con una modalità proprio per creare tensione, per cui colpire, poi stare calmi, proprio per accrescere l'effetto terroristico. E poi dopo Brescia dice, Brescia non deve restare un fatto isolato. Allora, questo signore era lì, e se non ci fosse stato qualcuno, Maletti e compagnia, nei servizi segreti che già lo teneva sotto controllo, che ha mentito quando è stato chiamato dai magistrati nel 74, perché loro avevano in mano i documenti, questa cosa io vi racconto nell'anatomia del depistaggio, per cui noi possiamo dire queste cose anche se Maletti non è stato condannato per niente, possiamo dirle senza essere timore di essere querelati, no? Anche uscire da queste inibizioni. Fa impressione, la prima volta è entrato in un processo Maggi per traffico d'armi nell'82. Però abbiamo dovuto aspettare un collaboratore di giustizia e ritrovamenti documentali. Un'altra cosa su cosa faceva lo Stato e gli uomini dello Stato. Io ho lobby della P2, nel senso che la P2, ne ho parlato un sacco nel primo libro, perché controllava il Corriere della Sera dove scriveva il mio defunto papà, e soprattutto nella strategia della tensione ci entra con tutti i piedi, le scarpe, eccetera. Ed è opportuno ricordare che nella P2 ci stavano tutti i vertici dei servizi segreti, una parte importante di alti ufficiali dei carabinieri dell'esercito, importanti figure del mondo politico, Gaetano Stammati, altri, eccetera, no? Oltre a Silvio Berlusconi, ricordiamolo sempre che va bene ricordarlo, e tanti altri, Sindona, Calvi, tanta gente che ha fatto cose terribili in Italia. Allora, se uno va, ha la pazienza di andare a trovare, adesso noi li abbiamo messi online gratis in formato PDF nel sito fontitaliarepubblicana.it tutti i volumi della commissione P2, perché io ve lo racconto nel libro, mi sono dovuta fare un mazzo così, perché visto che c'è in poche biblioteche non solo devi andare apposta a consultarli, ma poi è numerato in maniera talmente farraginosa che io andavo a vederli, insomma, ci li hanno quasi tutti. Il problema è che io ci mettevo tipo 6 richieste, e non perché non sono bravi bibliotecari, perché tipo la numerazione è volume 1 / quinques / bis / 4. Al problema la fatica di stare dentro le istituzioni, no? E il coraggio è, appunto, lì è faticoso. Il problema è che tu hai una magistratura che ti derubrica la strage di Piazza Loggia, cioè una bomba dentro la manifestazione antifascista, come strage generica, non strage politica. Sono proprio due fattispecie di reato differenti. Però, adesso vi leggo un'altra chicca, voi non potete vedere, il libro è pieno di fotografie perché la gente bisogna vederla in faccia, i primi lo vedono. Questo è un San Babilino, di quelli di cui vi dicevo prima, si chiama Benardelli. Questo signore era latitante, era uno dei San Babilini poi indagati da Giampaolo Zorzi, di cui si è detto, e lui rilascia un'intervista, un grosso scoop dell'Europeo, il 3 ottobre 1974, 4 pagine. Poi i magistrati individueranno che era Benardelli, e lui dice, aspetta che trovo il passaggio, ecco, vede, la strage di Brescia potremmo averla fatta noi da un punto di vista teorico, perché era un'azione militare, insomma, dico, ammazzi 10 comunisti, i comunisti hanno ammazzato decine di camerati, amen, niente di male. Per cui voi capite, cioè io ho provato anche a raccontare effettivamente, andando proprio in quello che si sa, che cos'era questo Stato, in cui comunque, anche se, cioè, hai queste dichiarazioni, quelle evidenze, eccetera, hai un reato che viene derubricato come strage comune, al tempo stesso poi hai i magistrati, no? Che sono, è grazie a loro se noi comunque sappiamo e possiamo dire determinate cose. Per cui è muoversi
dentro questa complessità che io la approccio rispetto a queste vicende storiche, ma ogni tanto penso è la vita, cioè la vita in cui probabilmente quello che io vivo, secondo me il passaggio vero all'età adulta è dire bene, il male c'è, è molto presente, è molto vicino, delle volte ha delle sembianze insospettabili, ok, adesso hai tutta la vita davanti per elaborare le tue strategie, cosa fai? Altro dettaglio storico che non si ricorda e che è lacerantissimo, 17 giugno del 74, Padova, via Zabarella, le Brigate Rosse compiono il primo duplice omicidio e uccidono due missini. Non intendevano uccidere Mazzola e Giralucci, ma visto che erano due missini di turno in sezione, loro vanno perché vogliono sequestrare l'archivio. Perché? Scrivono nel volantino di rivendicazione, non volevano uccidere questi, hanno reagito, li hanno ammazzati. Rivendicano l'azione dicendo che dopo gli 8 morti di Brescia, la stessa cosa che dice Benardelli, la dicono dall'altra parte. Ogni fascista può essere ammazzato. Io ho dedicato, chiaramente il terrorismo di sinistra è molto più approfondito nel primo libro, ma ovviamente entra anche qui, perché per me, come figlia di una vittima del terrorismo di sinistra, però era importante, visto che è stato scritto tanto, c'è tanto, andare a vedere perché non solo qualcuno ha sparato, ma perché tanta gente ha simpatizzato, no? Perché bisogna capire in che paese viviamo veramente. Bisogna anche provare, io ho sentito proprio il bisogno e anche il dovere morale in un certo senso di mettermi dentro, nel senso di ripugnanza etica, frustrazione e disperazione, per cui tanta gente ha scelto l'antagonismo totale o la violenza. Poi questo mi ha consentito anche di vedere il narcisismo di certe scelte, no? La fame di potere, io trovo che una delle cose, delle opere più visionarie accanto agli scritti di Pasolini sugli anni 70 sia Storia di un impiegato di Fabrizio De André. Perché? Perché lui riesce a parla a un certo punto della, praticamente di questa specie di cancro del potere che prende anche chi decide di compiere violenza, di reagire con la violenza alla violenza. E c'è il sogno numero due in cui c'è questa voce di questo immaginario grande giudice che dice tu, no? Tu ci devi al servizio del potere, vuoi essere assolto o condannato, c'è un ingresso in un meccanismo psicologico, insomma sono cose molto complesse. Io ho scritto di tutto questo, ho scritto di questo noi che era ambivalente, era un giorno di fronte, era il noi bellissimo di cui ho detto prima e poi era il noi che è un noi contro loro, che è una cosa che adesso proprio stiamo vivendo paro paro. Io adesso sto facendo delle altre ricerche su un tema completamente diverso e molto attuale, però ha a che fare con l'immigrazione, con la paura del diverso straniero, no? E mi viene da ridere perché magari vado in questi posti, in queste periferie, in queste province dove mi dico ma l'identità è italiana, ma povero Pasolini come avevi ragione adesso, che identità, ma di che identità mi parli che stiamo tutti nei centri commerciali uguali tra il nord e il sud? E l'identità però, guarda caso, i leghisti, i conservatori sembra la nostra identità, ci invadono e ci tolgono la nostra identità. Quale? L'identità che è regalata dal legarsi nell'odio e nella paura, no? C'è molto questo tema. Però comunque, pur facendo tutto questo in questo senso, ho parlato di un viaggio nei gironi infernali, perché anche provare a... è per questo che io ho scritto entrambi i libri mettendo il mio narrante, perché volevo che poi il lettore, seguendomi e empatizzando, comunque perché empatizzi con chi scrive, vivesse tutte queste tempeste di... anche tutte queste motivazioni, contraddizioni, odi, lacerazioni... Io vi racconto, in questo libro io sono stata messa alla prova quasi ancora più che nel primo, perché comunque la ripugnanza che provi per certe vicende e certi personaggi, e però è importante toccare le corde del proprio odio per capire anni in cui c'è stato moltissimo amore, moltissima passione, ma moltissimo odio che muoveva le persone. Però il motivo per cui poi ci sono dei personaggi che vengono raccontati in tutte le loro pieghe è che loro... Maglio in primis, sbattono in faccia a chi poi ha fatto la scelta di abbandonarsi lungo il piano inclinato della violenza della lotta armata, completando, no? Riuscendo a portare a termine quello che non era riuscito alle stragi in qualche modo, loro sbattono in faccia l'evidenza che
dallo stesso mondo, e anche essendo direttamente colpiti dalle bombe, voi lo dimostrate, non era mica automatico fare una scelta di violenza. E anche queste, secondo me, sono tutte aspetti ed evidenze storiche che è giusto mettere tutte in fila, mettere tutto insieme, perché altrimenti il discorso pubblico continua su piani preordinati e anche schizofrenici, no? Anche questa artificiosa divisione che è stata tentata a livello pubblico istituzionale, io l'ho vissuta nei tempi in particolare di governo del centrodestra, non è proprio approfondito, però un po' c'è questo tema anche nel libro. Hanno provato a metterci gli uni contro gli altri, anche noi che eravamo accomunati da esperienze di perdita, cercano ancora di strumentalizzare, no? E allora è lì che però bisogna fare questi sforzi di invece trovare quali sono i punti e i punti di contatto, e io devo dire è una vocazione mia, una passione mia, ma ne trovo tanti, e spero che sarete convinti con me, sono proprio nelle evidenze documentali, cioè si trovano anche lì queste zattere, queste evidenze granitiche su cui poi si può trovare il fronte per una battaglia comune. Lasciamo spazio alle domande, se ci possono delle domande. Buonasera, io volevo un commento, visto che siete tutti parenti di vittime, di un fatto che è successo a Milano, credo 2 mesi fa. C'è un libro, si chiama Il libro dell'incontro, e racconta una vicenda di un percorso di riconciliazione tra parenti di vittime del terrorismo e terroristi, ed è stato iniziato dalla figlia di Aldo Moro, e poi si era deciso di fare una presentazione di questo libro o un incontro alla scuola di formazione per magistrati. Però quando questa cosa è stata ufficializzata, resa nota, immediatamente ci sono state delle polemiche fortissime, e di fatto questo incontro su questo libro e su questa esperienza, diciamo, percorso di riconciliazione è stato poi annullato. Volevo un vostro commento, se secondo voi è, cioè, su questi percorsi di riconciliazione. Posso aggiungere una cosa anch'io? No, siamo più che stracoinvolti. Posso? La signora che ha fatto la domanda sa fino a che punto siamo coinvolti? So chi siete, sì. No, proprio nella vicenda del libro dell'incontro. No, e non benissimo. So che è stato iniziato dalla figlia di Aldo Moro, so che ci sono. So che il signor Milani, sì, però sì, era. Sì. Non benissimo. Sì. No, vabbè, no, perché così fa, io ho la deformazione dei quei liceali, di chiarire sempre il contesto. Sì, no, ma capisco. Vi posso aggiungere una domanda così poi rispondete tutte. Allora. Sì, il libro dell'incontro, anch'io avevo fatto una domanda, te l'avevo anticipato prima. Faccio una piccolissima precisazione e poi un'altra cosa. Allora, io appena arrivato a Milano, nel 74-75, mi trovavo in un caffè, un bar in zona Naviglio, dove la canzone che si cantava era più o meno questa. Era il 18 aprile, le 8 già passate, passarono in azione le rosse brigate. Fu arrestato Sossi, il giudice fascista, che il popolo diceva prima della lista. Forza brigate rosse, non ti fucile, che ogni giorno sia 18 aprile. Attenzione, in un bar. Non eravamo in una grotta, non eravamo in una setta segreta, in un bar. E penso che le persone che in quel momento erano in quel bar, me compreso, siamo stati vicini per prendere una strada, pur rispettando e pur comprendendo il grande valore di Manlio e il discorso sulle istituzioni. Quindi all'interno dell'incontro, di questo dibattito importante, capire quanto siamo stati vicini. Altro episodio, il processo, una delle udienze del processo di Piazza Fontana, se non sbaglio si chiamava Nico Azzi, Nico Azzi forse un altro, quello che sul treno, non mi ricordo se Milano-Genova, gli esplode la spoletta e non la bomba che stava preparando, dopo aver disseminato i giornali di lotta. Nico Azzi.
Quando siamo in udienza, questo ragazzo, questo ormai uomo perché aveva 50, quasi 60 anni, a un certo punto, mentre i giudici fanno una domanda all'altro pubblico ministero, si alza e dice: ma perché mi rompete le scatole a me che ai tempi avevo 16-17 anni e non capivo, non dico una parolaccia, un cavolo di niente, ero andato di quelli che sono seduti sullo scranno in Parlamento, intendendo probabilmente Rauti, un altro dell'MSI. Questo per inquadrare un pochino meno. L'altra cosa che invece chiedo, soprattutto a Romano, Dio, per una cosa che mi rivolgo anche a Claudia e a te che l'hai citato, per quale motivo si continua, guardate, lo dico con profondo dolore e vorrei che non fosse così, ma le prime dichiarazioni che vengono fatte all'interno della Questura di Milano vengono fatte anche da Calabresi, e ben lungi da me da mettere su una croce qualsiasi persona che abbia sbagliato nella sua vita, no? Perché tutti sbagliamo, il discorso dell'incontro è fondamentale. Ma perché per Calabresi vale ancora questa cosa? È stato spinto, è stato mandato, è stato vittima di. In un testo in cui abbiamo avuto delle polemiche piuttosto per me dolorose con Claudia, io mi dico chiaro e tondo, con tutta una serie di difetti che va con lo spettacolo, perché era anche comico, che le prime dichiarazioni ufficiali sul volo sulla colpevolezza degli anarchici la fa il commissario Calabresi. Dopo si può ricorrere a tutta una serie di riflessioni perché ha sbagliato, perché si è trovato lì, ma era ufficio politico della Milano di allora incandescente, lui aveva una posizione ben precisa. C'è una specie di quasi vergogna, timore da parte nostra, e non la capisco perché, non tanto dell'essere cinici e voler condannare qualcuno, ma non prendere una posizione ben determinata rispetto a quella storia. Perché Calabresi era lì, le prime dichiarazioni sono quelle, e dopo con tutto il dispiacere e il dolore, perché è stato ucciso in una maniera nefanda, e con tutto il dolore per i figli, per le situazioni che noi sappiamo, ma in quel momento è stato così, e lo chiedo soprattutto a Manlio con rispetto che ha per le istituzioni, perché in quella situazione lì, è vero, il Presidente della Repubblica ha fatto una cosa meravigliosa, ma la sentenza rimane quella, E guardate che ogni sentenza non giusta è una sorta di nemesi che o prima o dopo ci si rivolge contro, e per l'affare Pinelli, sentenza giusta, secondo me non c'è stata. Io sono stato interpellato anche sulla seconda. Sull'incontro anch'io ho detto prima, Benedetta, che mi sarebbe piaciuto sapere qualcosa di come. Sì, lo racconto.